Ce ne frega niente a noi. Che bella Samerata. Soprattutto in questo tratto nuovo del lungomare. Del lungomare che stanno per completare. Hai visto lì sotto? Lo hanno fatto già vedere. Ma perché le macchine già su questo lungomare? Non è possibile. Oh, minchia. Ma perché sì, no, fatto no, ma è nuovo, guarda, è nuovo. Mi hai fatto dire anche una parolaccia. È nuovo, cioè, è nuovo, è nuovo. Possiamo dire dai, è nuovo. Va bene. Magari è una di passaggio. Ma mi sderruba il nuovo lungomare. Ma ci sono degli stabilimenti balneari. Non iniziare. Comunque, ma scusa, questo è un lungomare a Lecci? Non lo so, no. Giovanni Paolo dovrebbe Giovanni essere. Giovanni Paolo, la prosecuzione di ah, non Paolo. Si chiama Ernesto Lecci? No, no. Giovanni Paolo II. Ernesto Lecci II è quello che è al comune secondo. Il secondo. Ah, è il secondo Ernesto mandato. È il secondo mandato. Il primo durava poco. Cioè, Ernesto. A proposito di Ernesto Lecci, siamo... Al Verde Mare. Cioè, veramente c'è pure la scritta. Siete dove... servi del potere ormai. No, non è uno siete spot. Ser... Non c'entra in questo contesto. Siete paghiamo. Servi questo del contesto, potere. Ernesto non c'entra perché parleremo... però posso fare un appello parleremo al sindaco. Col vero sì. Capo. Appello, posso fare un appello al sindaco. Appello. Si facciano poca temperatura perché... Ah, pensavo il volume delle tante cose no. Già abbassato. No, perché fa caldino. Io posso capire che vogliono portare persone, però fa caldino. Però in effetti fa caldino. Abbassiamo un po' la temperatura. Comunque, scorcio di Soverato. Che bella Soverato, che bella Soverato. Che bella Soverato. Siamo venuti qui anche perché dobbiamo far vedere le foto. Dobbiamo far vedere. Facciamo vedere delle foto di un pesce spada record. 35 record. Uno si è già nascosto, vedi. Il pelle si nasconde. Si nasconde. Allora, Corradini, oh serio, a metà. Mi sa che dobbiamo parlare solo con lo chef. Vabbè, Marinaro, un faro tipo, vieni qua. Ciao, ma lo chef per corsia, chef professore. Mancano le due. Ciccio Marinaro. Va bene, ragazzi, allora direi. Non so se lo vuole anche il regista. No, non la vuole il regista. Ma sapete che mi siete contro luce così. Mi devo girare da qua, mi devo girare. Sì, ah, sì. Bravo. Ho capito, io niente. Per favore. Come al solito, Corradini in biva e io niente. Non è arrivato. Chi su torna un biaco, si è imbiacato una settimana. Dove? No, non lo so, non lo so. Una brasiliana, sì. Una vedi che l'ha detto lui. Ah, va bene. Che bella le cronache del garantista. San Giovanni in fiore. Facciamo così. San Giovanni in fiore, sanità e ospedale a pezzi, centro sinistra di Rivolta. Ma San Giovanni in fiore è un po' distante da qui. No, comprensorio. Ma cioè, se guardi a Milano non è vicino al suo varato. Sì, il problema è che è difficile obiettivamente trovare una pagina di Soverato. Io propongo di abolire il garantista. No, dai, no. Nel senso, allora, non facciamo più le rassegne col garantista. Della regina. È fallita la regina. Ecco, questa è una brutta notizia. Purtroppo è fallita la regina. Luce al granillo. Non c'è ripartirà dalla serie D. Sembra. Probabilmente sì, perché peccato, purtroppo è fallita di fatto la società, non è riuscita ad iscriversi anche al campionato di Lega. Ha cancellato una grande pagina di storia del calcio. Che peccato, che tanti peccato, anni di Serie A pure, quindi vabbè. Speriamo, insomma, speriamo possa ritornare. Però sembra che stia risorgendo la viola, quindi comunque Reggio Calabria. Compensiamo, compensiamo. Noi basketofili. Va bene. È arrivata la tua brasiliana. È arrivata l'altra. Oh, grazie, chef. Dopo dobbiamo parlare di una cosa con lo chef importante. Dobbiamo mostrare anche delle foto. Sì, sì, sì. Vabbè, l'abbiamo pesce, già del detto. Del Mosella, no, era distante. No, era distante. No, il Mosella mi ha offuscato. Attenzione, vedi? Rabbia dopo l'ennesimo incidente. Quindi il sindaco Migliarese chiede un incontro con il presidente della provincia. Quel pezzo di strada è veramente pericoloso perché si sfreccia spesso e volentieri. E quindi l'ennesimo incidente ritorna a fa tornare alla ribalta questo problema. Ci hanno chiamato Scoracconi, Corrado. No, noi paghiamo. No, noi paghiamo. Poi se non paghiamo, qui abbiamo chi paga per noi. Filmiamo lo scontrino. Abbiamo chi paga. Soverato, immersioni vietate ai sub, insorgono professionisti ciao e appassionati. Ciao Marianita. E ciao Sabrina, logicamente. No, infatti, perché io mi saluta sta Sabrina? Perché non avevo visto. No. Vabbè. Stai calmo. No, io calmissimo. Stai calmino. Cronaca Sant'Andrea, sprangata al vicino. Arrestato 66enne, cronaca dell'ultima ora Sant'Andrea Marina, rapina all'ufficio postale. Non abbiamo ancora i particolari. Ah, ecco, questo è importante. Il comune ripristina i bagni pubblici a Soverato. L'assessore Vacca, interventi a breve, forse già ad agosto. Molto attivo l'assessore Vacca, dobbiamo dire. Anche sul giornale è molto attivo in questo periodo. Importante. Salutiamo l'assessore. L'assessore Vacca. Ciao, assessore Vacca. Cerimonia a Copanello, Club Rotary 2100.
No, mi è venuto da ridere per perché un'altra cosa. Ti sembra un errore? No, per un'altra cosa. Perché, c'è anche la prima compostiera in Calabria. Sì, ne abbiamo parlato. Non è vero, non è vero. A Zagarice. Non è vero, ce l'ho pure io in campagna. Ma è la compostiera tua privata. Non essere sempre spiegato. Ce l'ho pure in campagna. È un periodo che non fai ridere a nessuno. La faccio vedere. Un giro di vite, scusa, quel giro di vite sull'acqua, dov'è? Vediamo. È un periodo che non fai ridere a nessuno. Ma ce l'ho anch'io veramente, te la faccio vedere. No, io non voglio venire a cacciare. Voglio leggere il intanto quando avevo venuto con gli ciccone vieni. Il giro di vite contro gli sprechi, acqua, questa è importante. In azione polizia municipale, operatori tecnici fioccano le prime sanzioni. Vincenzo Iozzo, ciao Enzo. Ciao Vincenzo Iozzo. E poi andiamo il quotidiano della Calabria. Ma erano queste le pagine? Quel ci hanno cambiato le pagine. Sei tu che hai mosso. Ho mosso. Ancora sangue sulla statale della 106. Questo è il pezzo di Gianni Romano. Che salutiamo dell'altro giorno. E Dario Macri invece sul Soverato. No al trasferimento dei vigili del fuoco. Ma Tacera si muove per evitare il trasloco a Montepone. Ne avevamo parlato anche noi ieri. E la politica si mobilita per mantenere i vigili a Soverato. Sì, in località Caldarello. Chiaravalle, NCD e la questione politica. Il consigliere regionale Esposito ha incontrato i vertici del partito di Alfano. Tra i temi dell'incontro, la fine anticipata della legislatura Dino. Perché anche c'erano state le dimissioni e siamo commissariati. Adesso noi dovremmo vedere il pesce spada. Ma il pesce spada mi sa che se lo sono già pappato. E ora glielo chiediamo. Ma lo chef se lo sono già pappato. Lo chef se n'è andato, quindi siamo costretti a seguirlo. Se lo chef non c'è, andiamo noi da lui. Così mostriamo veramente se c'è no, non si può andare in cucina con la telecamera. Si può. No, la telecamera e facciamo vedere la foto. Come è stato pescato un pesce spada da 35 kg, che non è poco. Lo chiamo, chef. Vedi se è rimasto qualche pezzo, un'ala, qualcosa. Eravamo venuti anche qui per la intanto noi ci facciamo lo scorcio. Lo scorcio. Grande spiaggia di Soverato, qui siamo al lato sud di Soverato. Bello. Verde mare Don Pedro, poi c'è il mare chiaro. Bello. Il Salvatore. Arriva, ecco, arriva lo chef così ci spiegherà. Bene, così parliamo con lo chef. Nome, cognome. No, vieni pure tu, vieni. Come si chiamava il pesce spada? Mi hai dato un nome. Era una specie, avevi il DNA del pesce spada. No, era un pesce spada pescato nel Mariotti. 37.2. Vedi? Ce li abbiamo numerati i pesci. 37.2 la zona dove è stata pescata. Penso che ce l'abbiamo parla difficile. Mo apposta che il professore parla difficile. Non io, e non solo. Aspetta che è arrivato d'oro con i grissini, che mo gli rubiamo pure un grissino. Questi sono da mangiare. Sì. Li reggo io, grazie. Questi sembra nel conto, poi li mettiamo. No, questi sono io per lo chef. Però sono da mangiare. Ma mo su, guarda, ti pare che mi spagno te. Buono! Io faccio dopo, ma è andato già via, no? Invece sta. Non è rimasto nulla. No, con una fettina ancora ce l'abbiamo. Ecco qua. Una volta parlato. Poi il 37.2 quasi qua. Poi ci sono arrivate altre foto di altri pesci. Non solo. Una bella zuppa, non solo. Non basta chiamarlo pesce spada, bisogna chiamarlo anche nel termine scientifico. No, aspetta, tu mi hai detto che succede io. Perché non mo è tranquillo, non voglio normale. Mo mi parli zona FAO. No, sezionato un pesce che ha squartato. No, cioè, se ti prendo il libricino che io ho in cucina. Purtroppo per ogni tipo di pesce ci sono le misure e noi dobbiamo rispettare quelle misure là, ma non che lo decidiamo noi. No, ma aspetta, perché ridi su quei misure? Voglio capire perché le misure del voglio capire perché mi ridi sulle perché misure. Stiamo trascendendo, non ditemelo siamo subito. Più chef in cucina. Ormai lavoriamo con il metro. Abbiamo portato da bere. Abbiamo capito perché. Vabbè, tu le misure del pesce le conosci, Doro? È importante. Stiamo parlando di misure del pesce. Diventa imbarazzante. Mi sposto. Dici, parlaci tu di misure del pesce. Per cambiare discorso. No. Pelle, vuoi parlarci tu delle misure del pesce? No, va bene, niente. Dice che lui è il delegato del sindaco, lui firma gli assegni. Non è lui. Siccome no. Ma no, pure quelli del comune? L'altro Pellegrino? No, solo quelli del comune. Quelli del locale, no? Vabbè. Comunque, allora, questo ci sta a significare che nel nostro mare, insomma, la pesca. E poi avevamo anche altre foto da commentare. Bella zuppa di pesce. E poi facciamo vedere il pesciolino. E poi che c'era più? Delle pezzogne? Delle pezzogne, tutte pescate ad anno. Però pezzogne, quindi anche qui è un termine tecnico. No, pezzogne è. Scusa, faccio vedere un po' di foto. Ne inquadri un po' di foto? Ma fai allora, vedere il pesciolone grande. Ah, sì, si vede. Dai. Come no, si vede. Guarda, è grande. Bellissimo. Può vedere.
Occhione la pezzogna. Ecco, poi abbiamo una persona che non conosco qui con un pesce, vedi? Come, ecco, non lo volevi far vedere, l'ha fatto vedere, vedi? basta. E ragazzi, poi questa... Quella è il 35 kg. Grazie. Vabbè. E queste erano quelle che dicevamo prima. Bene. A posto. Va bene. Detto questo... Ciao, poi... No, cosa dire, continua pure. Vabbè, Francia, detto questo, come sta andando la stagione? Che è quello che ci interessa. Sta andando bene. Mi sembra che c'è un po' di movimento a Soverato, no? La sera facciamo due passi, appena chiudiamo, sempre l'una e mezza alle due. Per fortuna andiamo in locali per stare tranquilli, perché mi ha detto che prima c'è molta confusione. Almeno i locali dei giorni stanno andando molto bene. Si parla del Mama, si parla della nuova apertura del Sofia, che sta prendendo. E quindi, piede, insomma, c'è movimento. C'è il Battle Beach qui, leggevo. 18-19 c'è il Battle Beach. Esattamente. Queste sono le stecche di Corradini, ovviamente. L'ho letto lì sul tavolino. Ma... Pizza gratis per Corradini, che a te. Vabbè, no, vabbè. Poi il 1 e il 2 agosto c'è un altro evento per i bambini, non so di che cosa si tratta, questo lo vede Matteo. Ma la parte degli eventi è lì, non evento, si avvicina. Vieni qua, cosa c'è? La parte eventi. Un agosto, il 2 agosto, cosa c'è? Partita a voce. Oh no, fate tranquilli, noi non stiamo registrando, possiamo registrare 70-80 minuti senza problemi noi, Eccolo, calma, vedi, ecco qua. Ora, vedete, sta smontando il tavolo perché non se lo ricorda neanche lui. Ah, ecco. No, questo è il Battle Beach, è 18-19 luglio. 1 e 2 agosto ci diceva lo chef. C'è il caos. Caos sport. Nel senso che c'è Summer Sport dell'associazione Caos. È arrivato poco fa il comunicato, ecco perché lo so. Va bene. Grazie allora allo staff del di questo pesce spada che pesava, hai detto? 35,8. Quando quanto un indatocca nella zona, fa una vettina. Ce ne volete? Basta fare una telefonata e li facciamo arrivare. Il 35,2 è andato. C'è il 35,3, il 35,4. Quella è la zona Mi stai facendo confusione sugli utenti, Corradini. Voi quando prendete i pesci ormai andate a vedere se c'è il numeretto, e ce l'abbiamo numerato. A parte gli scherzi, adesso quando un pescatore di Soverato ti porta il pesce sul DDT, che sarebbe il documento di trasporto, troppo difficile, viene trasformato in fatture. Questo poi lo puoi eliminare, ma quella DDT, diciamo, vedere ma quella DDT siamo... Cosa succede? Che devono mettere il nome della barca, quindi CR0, Nocenzo. Poi devono mettere il comandante della barca, per esempio Petro Mosella, Orlando Curioso, è giusto Petro Mosella, no, sono i famosi pescatori qua nella zona. E poi altre indicazioni con quale tipo di, che tipo di pesca utilizzano, è il nome, dinamite, esatto, è il nome scientifico del pesce. Per esempio, pesce spada, se non erro, si chiama Gladius. E la vopa? E la vopa, la savura. Va bene. Andiamo, allora, andiamo troppo lunghi poi, dai. Buona continuazione di estate al Verde Mare. Speriamo, alla prossima. Speriamo di rivederci. Ma Mosella è tornato. Dobbiamo andare nel lido dell'opposizione adesso. Ovviamente. Qual è il lido dell'opposizione? Salapadù. Ma io opposizione Salvatore Riccio. No. Vabbè, ciao.